Con l'approssimarsi della stagione riproduttiva del fratino riparte il progetto Salva Fratino Abruzzo, che da anni tutela la specie, promosso dall'area marina protetta Torre del Cerrano e dal WWF con il supporto della Guardia Costiera. Su questo argomento si è svolto l'incontro informativo per presentare il progetto e discutere sulle modalità di intervento per la pulizia delle spiagge. Il fratino è una specie protetta a livello internazionale, ma sono ancora troppe però le minacce che la specie subisce. Sì, il fratino è la specie simbolo delle spiagge abruzzesi che però continua a subire tante minacce in quanto vive in un ambiente antropizzato come quello delle nostre spiagge. Quindi viene minacciato dalla pulizia dell'arenile, dalla presenza dei cani sulla spiaggia, dall'eccessivo impatto antropico. Oggi cercheremo di parlarne insieme a tutti gli attori del territorio, alle amministrazioni comunali, alla Guardia Costiera, all'area marina protetta Torre del Cerrano, che insieme a noi portano avanti questa iniziativa per cercare di far conoscere quali possono essere delle buone pratiche per intervenire sulla spiaggia ed evitare di danneggiare il fratino, sia nel momento della nidificazione, sia quando c'è il nido che può essere proprio distrutto dalla presenza di, per esempio, della pulizia di ruspe in spiaggia. Abbiamo pensato di fare questa sorta di tavolo tecnico, che è un coordinamento tra l'area marina protetta, il comando, la direzione marittima della Guardia Costiera di Pescara, gli uffici territoriali del nostro territorio della Guardia Costiera, il WWF che è nostro partner già dal 2011 con il progetto Salva Fratino, proprio per studiare, per mettere quasi nero su bianco le buone pratiche che in questi anni abbiamo portato avanti sulle azioni di pulizia delle nostre spiagge. Sappiamo che sul nostro territorio, su tutta la regione Abruzzo, il periodo di nidificazione del fratino corrisponde proprio col periodo in cui vengono allestite le spiagge, sia l'allestimento delle spiagge da parte degli operatori del settore balneare, ma vengono anche preparate le spiagge libere per la stagione estiva. Io credo che comunque tutelare una specie protetta in un contesto fortemente antropizzato non può far altro che dare praticamente un valore aggiunto alla comunità in cui la specie praticamente si trova. Un esempio lo è proprio anche il comune di Alba Adriatica, dove dal 2015 abbiamo istituito un'area dove viene tutelato il fratino e dove l'amministrazione comunale ci dà un grosso aiuto per tutelare la specie, ma anche in termini di promozione turistica.